Ilaria De Michelis, palleggiatrice capitano dell'Egea all'Alba Volley. Ciao Ilaria, venite dalla partita contro Cusse in cui avete vinto nettamente. Che partita è stata? Sì, è stata una bella partita, nel senso che dovevamo sicuramente rifarci del fatto della partita precedente in cui al Bissolo non eravamo assolutamente riuscite a proporre il nostro gioco, quindi c'era un po' di tensione iniziale, ma sicuramente poi abbiamo fatto un bel gioco corale con tutti i giocatori, quindi bene, era il risultato che serviva. Questo sabato giocherete in casa della prima in classifica Lingotto, che partita vi aspetta? Loro sono una squadra sicuramente difficile, con giocatrici che giocano insieme anche da più anni, quindi hanno dei meccanismi già rodati che probabilmente altre squadre qualcosa su questo pagano. E sono una squadra anche molto aggressiva, sia dal punto di vista di attacco sia in battuta, quindi spetterà a noi, anche là non è un campo facile, quindi spetterà a noi sicuramente cercare di limitare i loro punti di forza e cercare di trovare appunto i loro punti deboli approfittando magari di qualcosa che fanno meno bene. Questa sarà l'ultima partita del 2022. Dici un piccolo desiderio per il 2023. Ma allora, innanzitutto spero nel 2023 di ritornare col palazzetto e il mio desiderio sarebbe quello di portare più gente possibile al palazzetto, venire a fare le partite, perché è sempre bello avere il pubblico dalla propria parte, è sempre bello avere un campo in cui gli avversari fanno fatica a giocare perché c'è un pubblico rumoroso, quindi spero che il 2023 ci regali un po' questo tutta la squadra perché ne abbiamo bisogno. Grazie e in bocca al lupo per sabato. Crepi.